convegno che comunque può essere trovato sul sito di Medicina Democratica. E adesso credo che a proposito di scienza si dice qualcosa sulle società scientifiche e vediamo come si muovono dentro questo tipo di sistema. Grazie. In effetti, il mio lavoro è quello di valutare in maniera il più possibile, dal punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale, della salute, della comunità, dei cittadini, quelle che sono proposti come interventi sanitari, fare una valutazione comparativa di efficacia e di costo-efficacia, che è molto importante perché se viene fatta una richiesta di cose la cui efficacia è magari anche presente, ma è pari a quella di cose 10 volte meno costose che impegnano meno risorse, ovviamente si sta in un sistema con risorse bloccate, togliendo risorse ad altri interventi importanti. Quindi, e peggio ancora, se si promuovono degli interventi meno efficaci e più costosi rispetto a qualcosa che è più efficace ma ha lo svantaggio di costare meno e dare meno profitto. Quindi bisogna stare anche attenti a entrare nel merito di quello che si chiede. Non, so che non sarete tutti d'accordo con questa affermazione, ma prima di chiedere più soldi per la sanità, bisogna chiedere per che cosa si vogliono più soldi. Ovviamente anch'io sono per non fare altri tagli, ma per un motivo, non perché non ci siano degli sprechi enormi anche in quello che si prescrive e si eroga dal punto di vista clinico, ma perché se si vuole riuscire a riportare più appropriatezza in questo, si deve fare un patto che non si cerca di portare via risorse alla sanità, quello che si riesce a recuperare deve essere reinvestito nei sistemi. Quindi attenzione, prima di dire interventi chirurgici, non, la gente, le liste d'attesa per gli interventi chirurgici si allunga, quali interventi chirurgici? Quelli del debridement del ginocchio, della spalla, che non servono a nulla, anche se sono tra gli interventi ortopedici più prescritti e più remunerativi, quello della microchirurgia per l'ernia del disco, che se uno fa una risonanza a uno qualsiasi dei presenti in questa sala trova alcune ernie inevitabilmente o più ernie presenti e uno crede di essere malato e casca nella rete di pubblicità che compare sui quotidiani che dice se avete l'ernia adesso vi possiamo operare in maniera microinvasiva. Queste ernie c'erano chissà da quanto, non erano correlate a una patologia, ma vengono pescate buttando le reti, piuttosto che dire alla gente non ha più soldi per comprare i farmaci. È vero, ma quali? Il mio amico Bardi mi diceva che quando hanno fatto la raccolta di farmaci per la Grecia, quelli che noi, su cui noi battiamo negli interventi valutativi, critici, dei farmaci più soggetti ad abuso, più inutili, erano quelli che venivano più richiesti, inibitori della pompa protonica, paracetamolo che serve quasi a niente contro il dolore ed è nocivo nella maggior parte dei casi nei confronti della febbre, che è un'utile reazione difensiva, eccetera, eccetera, eccetera. Non a caso i greci, nella inconsapevolezza di un partito di sinistra che aveva vinto le elezioni, sono l'unico paese in tutta Europa che ha più risonanze magnetiche e più TAC dell'Italia. Ecco, quindi noi andiamo a chiedere delle cose, ma dobbiamo prima porci il problema di che cosa dobbiamo chiedere e evitare di essere i migliori alleati, inconsapevoli e volontari, di quelli che, come sul Libero pochi giorni fa c'era 500 giorni d'attesa per una mammografia, è ora di dire basta, privatizziamo il Servizio Sanitario Nazionale. L'irresponsabilità di chi alimenta questo tipo di sciocchezze, non distinguendo una mammografia urgente che in tutta Italia viene fatta in pochi giorni se c'è il bollino dell'urgenza, da una mammografia di screening che è giusto fare dopo 2 anni, è inconsapevolmente l'alleato di chi vuole disfare il Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo fatto un'audizione come Fondazione Allineare Sanità e Salute alla Commissione Igiene e Sanità del Senato per cercare di sventare, e forse ce la si può fare, una minaccia che
è più incombente di quella dei fondi integrativi e sostitutivi di cui abbiamo parlato in altre occasioni ed è altrettanto potente nello scardinare la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale e aprire le porte di fatto ai fondi sostitutivi e alle assicurazioni alla privatizzazione. Cioè il fatto che nel decreto Gelli c'è scritto, decreto Gelli sulla responsabilità professionale passato alla Camera, nella lettura uscita dalla Camera c'è scritto che viene delegato dal Servizio Sanitario Nazionale alle società scientifiche la formulazione di linee guida che diventano di fatto vincolanti per tutti i sanitari che operano in Italia se vogliono evitare il rischio di colpa grave o colpa lieve e quindi se si attengono a quelle non corrono rischi di rivalsa e quindi anche chi non ci crede e chi sarebbe contrario a delle raccomandazioni inflattive eccetera, si atterrà perché vuole evitare responsabilità. Sarebbe una sciagura, escludendo anche per legge automaticamente altri soggetti oltre alle società scientifiche, tutti gli altri vengono esclusi dalla possibilità di interagire sulla formulazione di raccomandazioni. Allora noi abbiamo cercato di evitare questo errore strategico, abbiamo chiarito che non abbiamo conflitti di interesse, ma anzi allineamento di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale e la salute della comunità dei cittadini. Il decreto, ve l'ho detto, che cosa sta proponendo e forse però in Senato sarà modificato nella direzione che noi auspichiamo. Già oggi molte società scientifiche, condizionate da quello che adesso andiamo a vedere, producono delle linee guida estremamente inflattive, contrariamente a quello che la gente è abituata a pensare. Se è una società scientifica avrà ragione di dire quello che farà gli interessi, di chi fa gli interessi. Guardiamo lo statuto di una società scientifica e c'è scritto nella metà degli statuti molto candidamente che si riuniscono per tutelare gli interessi degli associati, dei cultori di quella disciplina e quindi non c'è da meravigliarsi se sia i punti di vista parziali dei cultori di una disciplina, sia le umane logiche autoreferenziali che abbiamo tutti, le relazioni finanziarie con produttori di tecnologie che sostengono le società scientifiche e la loro vita associativa, non tutte ma quasi. E inoltre gli interessi degli specialisti di una disciplina li portano oggettivamente a enfatizzare le proprie prestazioni per come sono pagati e incentivati sul lavoro e in libera professione e per carriera, potere, prestigio. Cioè questi sono elementi strutturali da cui non si può prescindere dicendo a buona volontà, ma l'etica, certo c'è anche l'etica, ci sono le conoscenze scientifiche, ma il terzo determinante di come si comportano i medici e tutti gli esseri umani sono gli interessi e le convenienze. Se questi strutturalmente sono divaricati dalla salute, non ci si può mettere solo nelle loro mani. Anche perché quando si proponesse, come è stato proposto da alcuni, di governare con una valutazione a posteriori, con delle griglie, il ciclista GRI, valutare la qualità metodologica di quello che vi è portato lì, ma se si hanno i soldi si pagano dei sarti di altissima abilità che confezionano degli abiti che apparentemente non hanno difetti metodologici, ma nella sostanza portano in altra direzione. Questa è la situazione che è stata verificata in una pubblicazione che sta per uscire sul BMJ Open, che ha visto tutti i siti delle società scientifiche che sono consultabili su internet. Solo una parte, gli altri manco ce l'hanno. Quelli che ce l'hanno, rivisti sistematicamente, solo il 4,6% ha un codice etico che affronta le relazioni con l'industria, solo il 6,1% ha un report finanziario annuale di quali sono le loro entrate e come le impiegano, però guardando dal punto di vista della percentuale di indicatori di conflitto di interessi, sia sponsorship industriale nel programma della conferenza annuale, sia sponsorship industriale nei simposi satelliti,
logo dell'industria sul sito, bene, quelli che hanno il codice etico sono mediamente un po' peggio di quelli che non ce l'hanno, quindi non è una garanzia. La carta, diceva mia nonna, la ciata più scorsa. Cioè tutto quello che si vede, poi bisogna andare a vedere nel merito che cosa sta succedendo. Questa è Vercellini, per quanto riguarda le società ostetrico-ginecologiche, ha fatto una revisione analoga, ha visto che in Italia ce ne sono 47, che sono quasi tutte accreditate per fare educazione medica continua, buona parte nei loro quartieri generali localizzati dove ci sono degli organizzatori di congressi professionali e hanno pubblicità dell'industria sui loro siti cercare in questi siti peraltro degli elementi che consentano di fugare il dubbio che abbiano conflitti di interesse sarebbe una ricerca vana. Allora, gli obiettivi di questa relazione è dimostrare che le società scientifiche non possono essere le sole nelle prime titolari nel decidere cosa devono fare i sanitari operanti nel Servizio Sanitario Nazionale. In altre pubblicazioni, poi io faccio girare, girerà poi un foglio su cui chi desidera avere tutta questa documentazione mette la propria email in chiave, nome e cognome e ve la mandiamo con i link. Qui non ne abbiamo portati, anche qui solo degli esempi, ne abbiamo fatti 20 per far capire l'enormità che sarebbe mettere in mano di queste società scientifiche da sole la formulazione di linee guida, facendo vedere come cozzano con le prove di cui oggi noi siamo consapevoli guardando le prove scientifiche. Adesso qui vi faccio 3, giusto per far vedere questa divergenza sistematica tra gli interessi di un servizio sanitario nazionale equo e solidale e quelle che sono le linee guida formulate da varie società scientifiche che vanno in tutt'altra direzione molto spesso. Queste sono quelle che abbiamo esaminato in pubblicazioni che vi manderemo e adesso ve ne facciamo vedere qualcuna. Questa qui è la Società Italiana dell'Ipertensione, quando era presieduta da questo signore, adesso vi faccio vedere anche il volto, tenete conto che per l'ipertensione ci sono per esempio dei sattani, Olmesartan, che non ha perso il brevetto, 320 euro all'anno per un trattamento, altri sattani che l'hanno perso costano un terzo, il più famoso studiato degli ACE inibitori costa 83 euro all'anno a dose piena contro 320. Dovrebbe esserci un motivo molto buono per scegliere Olmesartan. E con Olmesartan si è confrontato col placebo, col niente, in due grandi trial, uno con i giapponesi, chiama Orient, e l'altro Roadmap in Europa e negli Stati Uniti. E sono gli unici trial di esito che si dispongono per Olmesartan, che ha dato più morti del placebo, che ha dato più morti per cause cardiovascolari, ha dato più morti di infarto del placebo, più morti per morti improvvise, e uno dovrebbe dire no grazie, e che cosa dice invece il presidente? Questi sono i costi comparativi, ho messo che per giunta delle evidenze parziali di danni, e quindi ci ho fatto pure l'esplosione dell'infarto dentro nella colonna, a quei prezzi a confronto con il Ramipril. E cosa dice DMD Web TV, quello che era il presidente della Società Italiana dell'Ipertensione e che adesso è presidente della fondazione della Società Italiana dell'Ipertensione, perché si gira? Dice il professor Volpe, grande opinion leader, che è importante mettere ipertensivi in associazione, qualche esempio a caso campeggia sopra con i 3 marchi di Olmesartan associato con altri farmaci che hanno perso il brevetto e vengono rinverditi grazie a questo tipo di sponsorizzazione e anche come prezzo. E poi, non contento, pubblica 2 pubblicazioni in cui dice cosa bisogna fare, un messaggio inequivocabile, perché il medico si possa regolare in maniera semplice, con un farmaco solo. Vede tutto, Olmesartan per ogni tipologia di paziente, per esempio non ha fattori di rischio, solo ipertensione, Olmesartan, ha dislipidemia, Olmesartan, è vecchio in forma, Olmesartan, è vecchio fragile, Olmesartan,
all'aterosclerosi, all'arteriopatia periferica onnesata, all'ipertrofia ventricolare sinistra onnesata, danni al reni con albuminuria onnesata, e se non basta perché l'ipertensione è forte, onnesata, più qualcos'altro che gli si mette insieme. Ma se uno avesse il danno d'organo, ma nessun problema, se c'è la fibrillazione atriale onnesata, la nefropatia onnesata, la malattia coronarica onnesata, l'ictus o ictia onnesata, lo scompenso onnesata. Ecco, questo in totale dispregio del codice deontologico che viene richiamato in questo caso da una sentenza della magistratura. Il medico che ha chiesto e ottenuto di operare nel Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a rispettarne le regole e può discostarsi per quanto attiene a farmaci che prescrive solo se in scienza e coscienza è convinto che il farmaco più costoso è quello che è capace di fronteggiare la situazione e la patologia al suo esame, altrimenti viola il codice deontologico se prescrive qualcosa di più costoso quando c'è una pari efficacia di un'alternativa minore. I gastroenterologi della SIFE che dicono? Dicono la terapia con gli inibitori della pompa protonica abusatissimi va fatta step down quando c'è una malattia da esofagite o una malattia da reflusso gastroesofageo, cioè si parte alti e poi si scende. Questo non è opportuno, perché se invece si fa la step up a più bassa e si sale, li hanno confrontati in testa a testa e hanno visto che si consuma, si ottengono gli stessi risultati, ma si consuma un terzo di inibitori della pompa protonica. Però continuano a dire di usare la step down, che fa più consumare e rende dipendenti molte persone, e gli inibitori della pompa protonica sono via via stati associati anche con tutte queste condizioni serie, e purtroppo adesso sono stati messi pure da banco, di modo che la gente se li prende per un massimo di 15 giorni, ma senza neanche dover informare il proprio medico che li sta prendendo. E poi quando sono passati 15 giorni cambia farmacia e se li può far dare da un'altra farmacia che non sa che ha già preso per 15 giorni questo medicinale. Piuttosto che la SINDEM delle demenze, la società di psicogeriatria, che dicono assurdità, tipo che c'è un'epidemia inarrestabile mondiale di demenze, che non è vero, nel senso che perlomeno nei paesi sviluppati, nei paesi che hanno dei sistemi informativi e hanno fatto queste valutazioni, l'incidenza delle demenze è in declino. Negli Stati Uniti hanno appena pubblicato sul New England, si è quasi dimezzata in 30 anni, progressivamente. In Olanda è caduto lo stesso, in Inghilterra pure, cioè quindi non è vero che l'incidenza delle demenze è in aumento. Comunque si lascia intendere che con la diagnosi precoce consente terapie efficaci, che oggi non sono disponibili, inducono comportamenti salutari che sarebbero l'unica cosa da fare anche per evitare o ritardare il ritorno della demenza, ma non è vero che dire per il muscolino stai tranquillo, adesso gli facciamo una PET TAC alla sua età, 45 anni, abbiamo aumentato, cioè 4.000 come lui vanno incontro a un tumore cerebrale, ma non capiterà proprio a lui, no? Gli facciamo la PET TAC e così potremo dirgli che tra 20 o 30 anni aumenta la sua probabilità di andare incontro a una demenza, così adesso è tranquillo, è sereno, no? Questa è la logica con cui su tutta la stampa si cerca di dire che si migliora la qualità di vita con questi strumenti di anticipazione, non della diagnosi, ma della probabilità di avere un giorno forse. Gli incidentalomi, cioè si fa una PET-TA che si trovano malformazioni cerebrali sulle quali non va fatto un intervento chirurgico, ma che allarmano, e poi capita pure il chirurgo senza scrupoli che invece lo propone. E sono condizioni molto frequenti, ahimè, come pure gli ictus silenti, sono i cancri radindotti nel settantennio, a muscolino ne abbiamo dati di più perché è più giovane. Hanno anche inventato il diritto alla diagnosi, nel senso che è l'opposto di quello a cui si ispirano i cultori della evidence-based medicine. Non c'è il diritto alla diagnosi, c'è il diritto alla diagnosi solo se la diagnosi modifica positivamente la prognosi, se il risultato del test non cambia la gestione della condizione, la evidence-based medicine di non fare quel test. Uno ha il diritto alla rassicurazione, ha il diritto alla diagnosi quando serve, ma non a prescindere. Oggi l'accanimento diagnostico nel confronto della persona che perde un po' la memoria è alimentato da interessi che non hanno a che vedere con la salute. Le conclusioni.
Le società scientifiche non possono essere le uniche né le prime titolari di queste linee guida o raccomandazioni per i sanitari italiani. Le linee guida nazionali andrebbero progressivamente, senza una gran fretta, elaborate in un sistema nazionale di linee guida, coordinato da una pubblica istituzione, dovrebbero avere valore di orientamento culturale più che di vincolo, perché poi la specificità del singolo paziente va valutata anche dal clinico che ce l'ha di fronte, però conoscendo gli standard delle linee guida e poi personalizza. I gruppi di lavoro per formularli coordinati da pubbliche istituzioni dovrebbero comprendere certamente anche le società scientifiche, esponenti degli ordini, non solo dei medici, anche degli infermieri, metodologi con esperienza di linee guida, esperti di valutazioni comparative, rappresentanti di pazienti, tutti tenuti a dichiarare le proprie relazioni finanziarie, inclusi dirigenti di sanità pubblica che sappiano entrare nel merito di queste valutazioni e siano responsabili presso il loro datore di lavoro di dire questa linea guida aumenterà di poco o di tanto i costi, per cui attenzione anche al maleficio che potrebbe determinare da un'altra parte, oppure li diminuirà, quindi avere un'altra priorità. Non una della società scientifica che non è responsabile se non nei confronti degli interessi dei propri associati. E le bozze andrebbero poi aperte a contributi e commenti pubblici prima di adozioni formali, come fanno grandi agenzie internazionali che producono linee guida, in modo che questi commenti pubblici favoriscano la partecipazione della comunità, anche delle espressioni organizzate della cittadinanza, e favoriscano la condivisione di quello che ne uscirà. Grazie. Grazie a Gianni che ha